Allora, salve a tutti. Io sono Antonello Madeo, sono un dottorando di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi della Tuscia e ho il compito con la collega Federica Ceccaroni di portarvi in carcere e di farvi uscire dal carcere. Non entreremo in un carcere qualsiasi, entreremo in un carcere di massima sicurezza. Entriamo in un carcere dove sono reclusi i soggetti che realizzano i reati più gravi dell'ordinamento. Prima di lasciare la parola a Federica, però, perché possa darci un anticipo di questa lezione, dal punto di vista delle nozioni di servizio, volevo ricordarvi che il ciclo delle lezioni Game of Rights, che il nostro corso di dottorato sta implementando presso i licei di Viterbo, ha la finalità di consentire a quanti di voi vorranno poi un domani iscriversi alle nostre facoltà di poter accumulare, di poter acquisire i CFU necessari a poter validamente iscriversi presso l'università. Lascio la parola a Federica quindi per la presentazione della lezione. Buongiorno a tutti, io sono Federica Ceccaroni, dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi della Tuscia. Obiettivo di questa lezione è quello di accendere una luce sul carcere e sui relativi problemi. Una volta intervenuta la sentenza di condanna, del detenuto spesso ci si dimentica. La nostra vita va avanti, quella del detenuto si ferma e inizia un'altra, scandita da altri tempi. Eppure il carcere è un piccolo mondo parallelo e anche in questo mondo, nonostante si possa aver commesso il peggiore dei crimini, si hanno dei diritti, diritti dei quali ci parlerà ampiamente l'ispettore Roselli, funzionario dell'ufficio di sorveglianza di Viterbo, che lavora a stretto contatto con i detenuti. Diritti che tuttavia molto spesso rimangono sulla carta, come invece ci dirà Marco Rizzo, detenuto, soggetto che ormai diciamo è uscito grazie alla liberazione anticipata, ma che ha scontato molti anni di prigione. Diamo ora inizio alla prigione, alla lezione, e quindi possiamo Possiamo presentare questa lezione con un trailer. benissimo. Allora, con Federica avevamo pensato di presentarvi il mondo del carcere attraverso una clip che mandiamo direttamente, quindi condividendo lo schermo, e i commenti a questa clip li possiamo fare successivamente. Allora, eccoci qui, dovrebbe essere adesso visibile a voi. Da quando ho conosciuto l'arte, sta cella è andata da prigione. La presenteremo sulle tavole del nostro palcoscenico un'opera di Shakespeare di Giulio Cesare. Quanta di io volete? Nato il 16 secoli a venire vedranno rappresentata da attori questa nostra grandiosa scena, i regni non ancora nati. E l'immagine ancora inventata. E quante volte Cesare dovrà sanguinare sulle scene dei teatri? Come anche qui, oggi, in questo nostro carcere. È Brute, siamo amici. Sono un uomo d'onore. Ragazzi, l'arte è la prima forma di libertà. Com'è possibile che l'arte è la prima forma di libertà? Perché parliamo di arte all'interno di un carcere di massima sicurezza nel quale sono reclusi dei soggetti che hanno realizzato il reato più grave dell'ordinamento, l'omicidio, ma non solo l'omicidio inteso come privazione della vita nei confronti di un altro essere umano, l'omicidio di mafia, perché l'argomento di cui parleremo oggi, Federica già lo ha anticipato, è il particolare sistema che il nostro ordinamento, la nostra Costituzione implementa per quanto riguarda
la finalità della pena. L'oggetto di questa lezione è i diritti nel carcere e la rieducazione. Cerchiamo di far comprendere in maniera semplice quale possa essere la funzione della pena con un esempio, ragazzi. Pensate che tre di voi, faccio un esempio che riguarda indistintamente il genere maschile e femminile per essere, diciamo, assolutamente ecumenico. Tizio e Caio, maggiorenni frequentatori di un liceo di Viterbo, all'ultimo anno quindi di liceo, decidono di vincere la noia per il lockdown diffondendo sui social un filmato che riprende momenti di intimità tra una loro compagna di classe, Sempronia, e l'ex fidanzato Medio. Medio che non si rassegna alla fine di questa relazione. Naturalmente il filmato viene inviato da Mevio senza il consenso della ragazza, dell'ex fidanzata, e i due ragazzi, Tizio e Caio, diffondono sui social queste immagini intime, non autorizzate. Questa vicenda realizza un fatto di reato, non andiamo adesso a specificare quale possa essere il reato. Viene sporta una denuncia, la polizia postale indaga e individua, attraverso l'analisi dei server e dei computer, i responsabili di questa bravata. In realtà bravata non è, perché è un reato molto grave. Dico bravata perché questi ragazzi sono ragazzi di buona famiglia, sono estranei a contesti criminogeni e quindi si giustificano davanti al PM dicendo: eravamo annoiati, abbiamo fatto una fesseria, non volevamo far male a nessuno. Bene, l'ordinamento, lo Stato, deve però punire queste condotte. Come le punisce? Le punisce attraverso un procedimento penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento. Troviamoci adesso a Viterbo davanti al giudice del dibattimento. Il giudice accetta la responsabilità di questi ragazzi e nel chiuso della sua camera di consiglio deve decidere in che modo punirli. Ecco la funzione della pena. Come possiamo punire questi ragazzi? Il giudice si trova di fronte ad un bivio. Da un lato può decidere di dare una pena esemplare. La pena esemplare viene irrogata attraverso una cosa che si chiama prevenzione generale, che ha un effetto di orientamento culturale. Do il massimo della pena a questi ragazzi, nonostante si siano pentiti di quello che hanno fatto, perché devo lanciare un messaggio a tutto il liceo dicendo: ragazzi, occhio a quello che fate nella vostra intimità, non potete diffondere abusivamente delle immagini di vita privata. Quindi prevenzione generale. Oppure il giudice può fare riferimento ad un'altra istanza che si chiama prevenzione speciale, cioè un principio che consente di calmierare gli effetti della pena, nel senso di non andare verso il massimo ma scendere e andare in qualche modo a considerare le condizioni soggettive dei rei, cioè dei responsabili, in questo caso ragazzi di buona famiglia, estranei a contesti criminali, i quali, senza averne granché consapevolezza, nonostante fossero maggiorenni, hanno realizzato comunque un fatto di reato gravissimo, perché ricordiamoci che non è bravata, ma è un fatto di reato gravissimo. E allora, come può il giudice irrogare una pena giusta? Il nostro ordinamento non consente pene esemplari, non consente pene troppo blande, perché obbliga il giudice a tenere sempre in mente quello che dice l'articolo 27,3 della Costituzione. La pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Cosa significa rieducazione? In breve, rieducazione significa che il nostro ordinamento, lo Stato, non può limitarsi a buttare la chiave e mandare in cella il detenuto e lasciare che possa espiare la propria pena in solitudine, perché nel caso degli ergastolani, questo problema lo vedremo dopo, ciò significa condannarli a morte. L'ordinamento deve provare a risocializzare, deve provare a far sì che il reo, il condannato, possa sposare i valori della società civile che ha abbandonato realizzando il fatto di reato. E come può fare l'ordinamento, come può rispettare queste istanze? Attraverso una serie di criteri di cui parleremo più avanti. Questo era soltanto, ragazzi, per farvi capire perché si arriva ad una pena e perché il nostro ordinamento prevede appunto un sistema delle pene che è un po' una combinazione, un mix tra prevenzione generale e prevenzione speciale. Io do la parola a Federica Ceccaroni,
che andrà a spiegarci invece quali sono le matrici filosofiche, sociologiche e giuridiche che sottostanno alle importanti funzioni della pena. Saluto intanto Marco Rizzo, a cui chiedo di silenziare il microfono, perché più avanti ci spiegherà appunto qual è stata la sua storia. Ecco, vedi lì. Forse bisogna silenziare Marco Rizzo, non so se condividete, vabbè. Allora, all'interno del nostro ordinamento assume una centralità particolare il principio di rieducazione, essendo il principio la finalità espressamente prevista dalla Costituzione. Principio che è destinato a trovare applicazione all'interno delle mura del carcere attraverso il cosiddetto trattamento penitenziario. Ma il carcere non è da sempre l'equivalente della pena, è invece un'invenzione abbastanza recente. La sua nascita nella sezione moderna e quindi non più come mero luogo di custodia preventiva degli indagati può collocarsi infatti intorno alla fine del XVIII secolo. È proprio in questa fase che si supera l'ostentazione e l'esemplarità dei supplizi e l'esecuzione penale non ha più il corpo del condannato quale oggetto immediato della pretesa punitiva. Si tratta di un cambiamento radicale. In epoca feudale, a processi inquisitori, segreti, corrispondeva lo spettacolo pubblico e rituale dei supplizi. Nella società borghese, ormai plasmata dal capitalismo e attraversata dalle ideologie illuministe, il processo inizia lentamente ad aprirsi al pubblico, mentre la punizione inizia a nascondersi all'interno del carcere. Evoluzione questa che riflette anche una dinamica di potere, vale a dire il passaggio da un'epoca in cui il corpo costituiva il bersaglio diretto del potere del sovrano, che aveva la facoltà di straziarlo, a una in cui il potere si decentralizza, divenendo diffuso, relazionale, in cui il potere di punire appartiene all'intero corpo sociale e si concentra ora sull'anima del detenuto, gestita, come direbbe Foucault, da un esercito di tecnici, come psicologi, educatori o sorveglianti. La pena carceraria nasce dunque come pena principale in alternativa all'esibizione del supplizio, alla pena di morte, alle pene corporali, e cioè alla lesione del corpo e della dignità della persona. E si giustifica nel suo modello teorico e oggi anche nel suo modello costituzionale come pena uguale, consistente unicamente nella privazione della libertà personale per un tempo determinato, tassativamente predeterminata nelle forme. Pena che, secondo il disposto dell'articolo 27, deve tendere alla rieducazione del condannato. Il concetto di rieducazione assume una connotazione estremamente diversa a seconda del contesto in cui si inserisce. Pensiamo ai gulag, o più di recente anche ai campi di rieducazione politica in Cina, in cui sono reclusi più di 1 milione di uiguri. Ecco, la massima secondo cui il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni, nel suo senso più profondo deve intendersi anche come il necessario rispetto della dignità della persona nel suo complesso, fin anche della sua libertà morale. In questo senso, il verbo tendere, impiegato nella stessa formulazione del precetto costituzionale, è un atto di grande civiltà, in quanto dimostra di tener conto dei pericoli di una rieducazione forzata e quindi della necessità, ricollegandosi all'altro principio costituzionale in materia di pena, che si tratti di una pena ispirata al principio di umanità. Il correzionalismo, infatti, non è concettualmente e logicamente in antitesi a trattamenti contrari al senso di umanità. Lo è nella sua versione democratica, lo è nelle intenzioni di molti studiosi, ma non lo è sempre e comunque. Il modello correzionale, anche nelle sue versioni più moderne, meno paternalistiche e autoritarie, ha sempre con sé il germe della strumentalizzazione dell'essere umano per un altro fine. L'uomo detenuto da rieducare diventa mezzo in funzione di un suo cambiamento, della tranquillità sociale,
strumento di governo disciplinare del carcere. Il principio di umanità colora quindi la stessa utopia rieducativa, laicizzandola e deideologizzandola. Principio che ci pone quindi al riparo da ogni istanza rieducativa, ma anche di mera neutralizzazione che sia irrispettosa della coscienza individuale. Citando il Kubrick di Arancia Meccanica, quando un uomo non ha scelta, cessa di essere uomo. La rieducazione quindi come un percorso libero, non coercibile. Essendo un valore, esso va proposto, mai imposto. Il valore di questo importante principio, che più degli altri scommette sull'uomo, sta dunque proprio nella libertà di questa scelta. Per quanto attiene quindi al significato costituzionale assunto dall'educazione, possiamo dire certamente che non può essere intesa nel binomio indottrinamento-obbedienza, quanto piuttosto in quello opportunità di reintegrazione sociale e responsabilità. E dell'opportunità offerta dal carcere, ispirata al principio dell'educazione, come vi accennavo, ve ne parlerà l'ispettore Roselli. Opportunità che includono anche, come saprete, quei sistemi di erosione della pena, si pensi alla liberazione anticipata, che subordinati alla buona condotta del detenuto sono funzionali a un'idea effettiva di rieducazione. Sistemi che in gran parte dell'opinione pubblica sono percepiti come lo scacco alle esigenze di giustizia e di difesa sociale. Si sente spesso dire buttiamo la chiave, alla fine in carcere non ci va nessuno, ci vorrebbero i lavori forzati. Frasi che sono espressione di quel modello classico della giustizia come mera ritorsione e neutralizzazione. In quest'ottica la finalità di difesa sociale attraverso l'inabilitazione del condannato, ossia la sua esclusione dalla società civile, prevale su ogni altro scopo della pena detentiva. Pena che quanto più sarà lunga, tanto più proteggerà la società dai soggetti ritenuti pericolosi. E queste istanze giustizialiste finiscono per deformare anche lo stesso significato di prevenzione, che così si alimenta di un clima di insicurezza sociale. Penso in particolare alla politica repressiva attuata dagli Stati Uniti negli anni 90, che possiamo qui riassumere con il cosiddetto principio del terzo strike. Si tratta di una legislazione che prevede la pena obbligatoria dell'ergastolo senza possibilità di rilascio anticipato o pene similmente severe nell'ipotesi di condanna per il terzo reato consecutivo, di solito qualificato come grave dal legislatore. Al terzo reato quindi si butta la chiave, letteralmente, e questo indipendentemente da ogni idea di proporzione fra gravità del fatto commesso e risposta sanzionatoria. Ma questo sistema, che forse in molti prenderebbero ben volentieri a modello, produce anche degli effetti paradossali, su cui come giuristi, ma prima ancora come cittadini, siamo chiamati a riflettere. Penso infatti al caso di Paul Lewis, condannato alla pena dell'ergastolo perché recidivo utilizza un assegno falso della somma di $88. Oppure in California, Michael Riggs, già condannato per reati non violenti, riceve la pena dell'ergastolo per aver rubato una bottiglietta di vitamine in un supermercato. O penso ancora al caso dell'uomo, anch'egli chiaramente recidivo, punito con il carcere a vita per aver rubato un pezzo di carne del valore di $5, che oltretutto gli serviva per nutrire il fratello con un handicap mentale e la madre, entrambi affamati perché la misera pensione di quest'ultima era andata persa alla posta. La filosofia della neutralizzazione dei soggetti pericolosi è quindi di per sé sufficiente a giustificare la ferocia dei metodi repressivi praticati. Questo approccio neutralizzatore nei confronti del condannato ha addirittura consentito nel 2013 in Florida la reintroduzione delle cosiddette chain gangs, che sono quei ferri che legano alle caviglie tanti detenuti. Ma vi chiedo, forse la prevenzione consiste nell'intimidazione? E su questo sono curiosa delle vostre osservazioni, che potete sempre inviare attraverso lo strumento della chat.
ma ci sono sicuramente dei dati che possono aiutarci a ragionare, come quello relativo agli Stati Uniti, che nonostante all'inizio degli anni 90 abbiano moltiplicato per 5 la loro popolazione carceraria, un aumento vertiginoso da 450.000 a 2.200.000 detenuti, non hanno ottenuto alcun contenimento dei tassi di criminalità. E questo perché, a mio modo di vedere, la prevenzione dipende essenzialmente dalla capacità dell'ordinamento giuridico di tenere elevati i livelli di adesione per scelta alle norme. Ed è per questo che la Costituzione aveva ragione quando ci ha parlato al terzo comma dell'articolo 27 di una pena che deve tendere alla rieducazione. Questo termine, abbiamo visto, forse un poco superato, possiamo parlare di responsabilizzazione, ma il concetto è la non espulsione sociale, la strategia per l'inclusione piuttosto che per la esclusione. E perché questo? Perché è strategico recuperare? Perché nulla rafforza maggiormente la tenuta della norma, la sua autorevolezza, la sua capacità di creare consenso del fatto che la stessa persona che ha violato la norma sappia liberamente rielaborare quanto è accaduto. Ecco che allora in questo senso può parlarsi di una finalità del diritto penale che è di prevenzione generale reintegratrice, secondo la norma della Costituzione. La prevenzione generale, la tenuta dell'ordinamento giuridico passa per l'orientamento al recupero. Chi lavora per il recupero non fa buonismo contro la prevenzione, fa una prevenzione strategica. Allora, se il recupero è strategico, la risposta al reato deve essere sempre più pensata non come ritorsione, ma come progetto. Papa Francesco, in un suo intervento, ci ha detto che non ci può essere simmetria tra reato e pena. Ed effettivamente c'è un'ontologica asimmetria tra il reato e la pena. La pena non può essere la ripetizione del reato, perché quello che ci diceva Beccaria non vale soltanto per la pena di morte. Se il contenuto della sanzione ripete il reato, ciò non veicola nella società quei valori che l'ordinamento giuridico con quella norma penale intende affermare. Ecco quindi che un atteggiamento di sfiducia nella possibilità di rieducare il condannato e la prospettiva marcatamente repressiva che ne discende cancellano ogni tentativo di dare un volto umano al carcere. L'approccio americano della tolleranza zero, della durezza verso chi delinque, ossia dell'abbandono di qualunque fiducia negli scopi rieducativi della pena, rende il carcere un luogo di pura segregazione ed eliminazione sociale. E non scordiamoci che questo modo di reazione al crimine è anche quello che legittima la pena di morte, in cui la persona è disposta a volere il male dell'altro, come accade per chi va a vedere l'esecuzione di una pena capitale. Una società incattivita produce soltanto violenza. Ecco perché quei principi di umanità della pena e di rieducazione hanno un valore fondativo e non mediabile, costituendo limite e forma del potere di punire. Ecco perché non possiamo tollerare politiche di internamento di massa che hanno prodotto prigioni dove la vita è degradata e il trattamento è degradante, e perché lo Stato non può essere indifferente al sovraffollamento carcerario. Ecco perché lo Stato deve attivarsi in positivo, affinché possa parlarsi veramente di un carcere di diritti. E su questo per ora concludo e passo di nuovo la parola ad Antonello. Bene, grazie Federica. Quindi il punto cui siamo arrivati è che il nostro ordinamento bandisce la neutralizzazione del condannato come principio cardine del sistema delle pene. Vedo che scalpita, quindi io 2 minuti e poi do la parola all'ispettore Roselli. 2 minuti per dire soltanto questo, che fino al 75 vigeva nel nostro sistema penitenziario un regolamento del 31 approvato sotto la vigenza del governo fascista del ventennio, ed era a firma di Rocco, lo stesso che aveva appunto dato vita ai codici penali di procedura penale, ed era un sistema marcatamente autoritario. L'ispettore Roselli ce lo potrà confermare. Nel 75 cambia la musica. Nel 75, grazie anche a quello che ha detto Federica Ceccaroni, grazie all'articolo 27,3 della Costituzione viene istituito il moderno ordinamento penitenziario. Solo per dire che nel moderno ordinamento penitenziario, con la legge 354 del 75, viene posto al centro
del sistema il detenuto come persona al quale vengono riconosciuti dei diritti. Quindi il detenuto diventa la stella polare del sistema penitenziario. Non è più l'esigenza di neutralizzarlo, di isolarlo, ma quella di recuperarlo, come ha detto Federica. E allora io do la parola all'ispettore Roselli, il quale è doppiamente in casa oggi perché è di Viterbo, lavora al Tribunale di Viterbo, è diciamo funzionale alla sorveglianza di Viterbo e si è anche laureato alla Tuscia discutendo una tesi sull'articolo 4 bis. Quindi chi più di lui può spiegarci come funziona appunto questo riconoscimento di diritti al detenuto come persona. Prego Giampaolo, la parola a te. Grazie Antonello, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Giampaolo Roselli, un ispettore della Polizia Penitenziaria che vanta un'esperienza ventennale negli istituti di pena italiani. Ho lavorato in più carceri del nostro paese e negli ultimi 5 anni sto lavorando, tuttora lavoro, presso l'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Viterbo. Mi riallaccio a quello che diceva il dottor Matteo, ossia l'avvento, l'introduzione dell'ordinamento penitenziario, cioè la legge 354 del 1975, già all'articolo 1 dell'ordinamento viene recepito ciò che la Costituzione praticamente indica all'articolo 27,3, vale a dire la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. L'articolo 1 cita espressamente trattamento e rieducazione. Ciò significa che nell'ambito degli istituti penitenziari, che vanno visti dall'esterno come una comunità, perché gli istituti sono delle comunità in cui le persone, detenuti e gli operatori penitenziari, in primis la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico-pedagogici, psicologi, sanità e quant'altro, interagiscono quotidianamente, come avviene praticamente nella società esterna. Nell'ambito degli istituti vengono posti in essere tutta una serie di attività trattamentali che sono indicate soprattutto all'articolo 15 dell'ordinamento. In parole più semplici, nell'ambito degli istituti penitenziari vengono organizzati corsi di formazione professionale, i detenuti lavorano, i detenuti possono istruirsi, possono studiare, possono curare degli hobby quali attività artigianali, attività di volontariato, attività di sostegno ad altri detenuti, tant'è che si parla di caregiver, oppure possono dare sostegno ai sacerdoti, agli altri rappresentanti del culto riconosciuti negli ambiti degli istituti penitenziari, possono partecipare e essere inclusi in progetti che vedono lo Stato correre di pari passo con il privato. In questo caso subentrano delle convenzioni che vengono stilate tra l'amministrazione penitenziaria sia a livello centrale sia a livello regionale tramite provveditorati, con cui ad esempio vengono aperte tramite un privato delle serre che coltivano fiori, che coltivano piante, che curano orti, che curano piantagioni di olive, che curano ad esempio la produzione del miele, tutto questo per avviare i detenuti al lavoro. Ecco, parlo in particolare del lavoro perché è l'elemento cardine del trattamento, soprattutto perché il lavoro gratifica il detenuto, lo tiene occupato, lo fa sentire partecipe della comunità, ma soprattutto molto spesso, anche grazie ai corsi professionali, prepara lo stesso soggetto a potersi reinserire successivamente nell'ambito della società al termine dell'espiazione della pena. Ecco perché allora mi riallaccio al fatto che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, vale a dire alla sua risocializzazione, vale a dire alla sua riabilitazione, metterlo nelle condizioni di potersi reinserire al termine dell'espiazione della pena nel contesto societario da cui proveniva perché aveva infranto la legge. Ecco, nell'ambito degli istituti penitenziari faccio degli esempi molto pratici. Troviamo detenuti che lavorano in falegnameria, detenuti che fanno gli operai, i muratori, c'è chi fa l'elettricista, c'è chi cura il giardinaggio, c'è chi cura i prati, c'è chi cura i campi sportivi, c'è chi si occupa della manutenzione del fabbricato, quindi praticamente tiene sotto controllo, sempre sotto sorveglianza, con personale specializzato in materia, ad esempio le tubature e quant'altro. Troviamo detenuti che fanno i sarti, oppure che imparano ad esempio a tessere e a cucire, detenuti che partecipano a corsi scolastici, che quindi entrano da analfabeti ed escono magari diplomati, oppure conseguendo la licenza media, o addirittura
nei percorsi più virtuosi addirittura si laureano. Tutta una serie di attività che pone il soggetto nelle condizioni appunto di riabilitarsi, di risollevarsi, prima di tutto da un punto di vista morale interiore, successivamente e di pari passo anche da un punto di vista societario, perché quel soggetto, lo Stato, la Costituzione, l'ordinamento penitenziario, deve essere, lo dicono, deve essere messo nelle condizioni di potersi riabilitare, di potersi praticamente conquistare tutto ciò che è necessario per poter essere reinserito successivamente nel contesto societario al termine della pena. Ecco, negli istituti penitenziari possiamo trovare addirittura punti vendita di ciò che i detenuti producono, ad esempio la vendita di miele, la vendita delle piante laddove ci sono le serre, o addirittura la vendita dell'olio per chi produce e coltiva le olive. Oppure in altri tipi di istituti penitenziari, secondo le risorse economiche a disposizione, perché apro una piccola parentesi, purtroppo non è possibile garantire il lavoro a tutti i detenuti, e tra l'altro il lavoro non va visto come un elemento del trattamento che ha carattere afflittivo, tutt'altro, ha carattere trattamentale e soprattutto è remunerato. Chi lavora percepisce uno stipendio chiamato mercede, che corrisponde allo stesso tipo di stipendio che un soggetto ordinario praticamente percepisce nell'ambito della società esterna. E questo va a supporto, a sostegno dei detenuti, ma soprattutto delle famiglie dei detenuti, perché molto spesso i condannati, i ristretti, mantengono le proprie famiglie anche grazie al lavoro che espletano nell'ambito degli istituti penitenziari. Tutto questo per evidenziare che il nostro ordinamento, il nostro legislatore, recependo ciò che ha sancito l'articolo 27,3 della Costituzione, riallacciandomi a quello che diceva il dottor Matteo, nel 1975 ha posto al centro del sistema carcere la persona umana, e praticamente pone nelle condizioni idonee questo soggetto di poter partecipare, di poter perseguire un percorso che lo porta a redigere anche un programma individualizzato del trattamento. Il soggetto viene osservato scientificamente da tutta una serie di operatori penitenziari che nei suoi confronti redigono un documento che si chiama programma individualizzato del trattamento, che tiene conto delle esigenze del soggetto, che tiene conto dei suoi miglioramenti, che tiene conto delle sue difficoltà. In base a questo programma e a questa osservazione scientifica, il soggetto viene avviato a ciò che gli è più consono per potersi riabilitare. Cedo la parola al dottor Matteo. Benissimo, ringrazio l'ispettore Roselli. Allora, quindi, l'ispettore Roselli ci ha dato un quadro di come, in che modo vengono riconosciuti i diritti all'individuo all'interno del carcere come organizzazione sociale. Volevo però a questo punto ritornare all'esempio dei tre ragazzi coinvolti nella storia di revenge porn. Pensate se il giudice di Viterbo condanna questi ragazzi ad una pena che non è esemplare, perché il massimo previsto dal codice è 6 anni, però è comunque una pena importante. Pensiamo a 4 anni e mezzo di reclusione. Con una pena a quattro anni e mezzo di reclusione si finisce in carcere, nel senso che all'esito del processo, quando la sentenza diventa irrevocabile, l'ordinamento chiede il conto e ti manda in carcere, ti manda al Mamma Gialla di Viterbo dove lavora Roselli. A quel punto, come, in che modo può essere rieducato il detenuto? Attraverso gli strumenti che l'ispettore Roselli ci ha rappresentato. Ma dal punto di vista penitenziario, e per questo ve ne parlo proprio in maniera rapida e anche a tecnica, chiedo scusa se sono a tecnico, ma cerco di far passare il messaggio a voi che non siete ancora dei giuristi, speriamo di avervi tra di noi, ma cerco di essere più chiaro per far sì che voi comprendiate di cosa stiamo parlando. Ci sono 3 strumenti che l'ordinamento penitenziario concede al detenuto per poter prima possibile dar dimostrazione di essersi risocializzato e di tendere alla rieducazione. Il primo si chiama liberazione anticipata e consiste in uno sconto di pena di 45 giorni per ogni semestre di carcere. Quindi in un anno, se ti comporti bene, lo dico in senso tecnico, e partecipi al trattamento, puoi avere 90 giorni di sconto. Il secondo è la semiliberazione
libertà, e cioè quando sei arrivato quasi a fine pena, a seconda poi del tipo di reato che hai commesso, l'ordinamento ti consente di vivere fuori dal carcere il giorno per lavorare e di andare a dormire in carcere. Questo perché? Per consentire gradualmente al condannato di potersi avvicinare agli ideali della società civile. E poi, e vi spiego perché ve ne sto parlando in questa sede, esiste uno strumento chiamato liberazione condizionale che si concede allorquando il soggetto ha realizzato un reato molto grave come l'omicidio, pensate, e l'omicida puro, cioè l'omicida che non ha realizzato un fatto di mafia, se partecipa al trattamento, se riesce a prendere, ad acquisire tutti i benefici di legge, può uscire dal carcere dopo non 28 anni come prevede, 26 anni come prevede l'ordinamento, ma addirittura 21. Quindi dall'ergastolo chi si comporta bene, scusate la tecnicismo, può uscire dopo 21 anni. E voi allora direte, allora la dottoressa Ceccaroni ha sbagliato quando ha detto che non è vero che il carcere in Italia non lo fa nessuno e che la chiave non si butta. No, ragazzi, perché esiste una categoria di condannati per i quali la chiave, in teoria, può essere buttata. Questi soggetti sono gli ergastolani ostativi, cioè i soggetti che hanno realizzato il più grave reato dell'ordinamento, cioè l'omicidio, di mafia, cioè connesso a fatti mafiosi. L'ergastolano ostativo è un soggetto che è un condannato particolare che viene intanto recluso in carceri di massima sicurezza, è un detenuto al quale i diritti del trattamento vengono concessi in maniera diversa, un po' più limitata, ma soprattutto è un detenuto che purtroppo ha la cosiddetta fine pena mai. Avete visto il trailer del film Cesare deve morire? Cesare deve morire è un film girato a Rebibbia che ha vinto un premio al Festival di Berlino 2 anni fa ed è girato da attori che non sono attori veri, sono in realtà dei detenuti, molti dei quali ergastolani ostativi. Perché abbiamo lanciato il messaggio e torniamo al dilemma del film Cesare deve morire? Perché per questi soggetti, ragazzi, per gli ergastolani ostativi c'è il rischio di uscire dal carcere, come si dice in gergo, diciamo, a tecnico, senza vita, di morire in galera, perché l'articolo 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario prevede che i soggetti che hanno realizzato un ergastolo ostativo non possano avere alcun beneficio di legge, tranne, ironia della sorte, la liberazione anticipata, cioè uno sconto di pena che dovranno eseguire poi, di cui potranno beneficiare nell'aldilà, perché è uno sconto di pena fittizio, nel senso che l'ergastolano ostativo in realtà non esce mai di prigione, muore in carcere. Se fosse così la norma, se fosse ancora oggi così, però, si esporrebbe a gravi censure di costituzionalità, quelle di cui ha parlato Federica Ceccaroni per quanto riguarda l'articolo 27,3 della nostra legge fondamentale. Ed ecco perché il nostro legislatore, anche a seguito di diversi moniti da parte della Consulta e della Corte Europea dei Diritti Umani, che vedremo fra un attimo, ha dovuto inserire un calmiere, un comma 1 bis in questo articolo 4 bis che dice attenzione, perché in realtà gli ergastolani ostativi possono accedere ai benefici solo se collaborano con la giustizia, oppure se la collaborazione con la giustizia è impossibile, inesigibile, irrilevante, cioè non è più utile, non si può più pretendere, purché però non sussistano collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Quindi dal punto di vista normativo c'è la possibilità per l'ergastolano ostativo di avere i benefici di legge e poter uscire, ma perché, ragazzi, ci dobbiamo porre questo problema? Ecco il dilemma. Perché noi dobbiamo porci il problema di chi realizza il reato più grave previsto dall'ordinamento e dobbiamo addirittura provare a farlo uscire? Perché? Perché la nostra Costituzione, il principio di colpevolezza, il principio di proporzione, il principio di pari dignità umana e soprattutto il principio di rieducazione obbligano l'ordinamento a provarci. Chi vuole può provare a risocializzarsi. E noi abbiamo la fortuna oggi, ragazzi, di avere tra di noi Marco Rizzo, che è uno dei pochi casi in Italia di ergastolano ostativo che è riuscito a farcela, è riuscito a cambiare vita, è riuscito a implementare quello che il nostro ordinamento prevede e quello che stiamo cercando di lanciarvi, il messaggio che stiamo cercando di lanciarvi con questa lezione Game of Rights, e cioè
se uno vuole può farcela, anche se è molto difficile dal punto di vista normativo, perché ci sono delle tagliole processuali molto ardue da superare, ragazzi, non ne possiamo parlare perché ci vorrebbero 10 lezioni, ma l'articolo 27,3 si applica anche agli ergastolani. Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto di poter sognare. In breve, Marco Rizzo era presente, ragazzi, mi stava scrivendo, chiedo scusa, il bello della diretta, mi stava scrivendo perché è presente in collegamento con noi, ma non può connettersi per problemi di linea. Allora io mando in differita una registrazione, un'intervista che abbiamo realizzato con Marco Rizzo domenica, due giorni fa, ieri, chiedo scusa, e che può in qualche modo darvi un'idea di quella che è la storia di Rizzo. Io posso però introdurvela, perché Marco Rizzo è un condannato all'ergastolo per aver partecipato ad un agguato di mafia di Sacra Corona Unita, che è la mafia originaria del Salento. Voi immaginate oggi il Salento con le discoteche, i locali e le spiagge. Il Salento negli anni 90 era un Salento molto povero, si viveva di pastorizia, di agricoltura, non c'era niente, c'era solo il mare e povertà. E Marco Rizzo decide di buttare alle ortiche la sua vita in 6 mesi, perché proveniva da una buona famiglia, aveva 20 anni, 19 anni e qualche mese, 2 bambini piccoli e una moglie, titolare di un panificio, di un'attività commerciale che andava anche molto bene in questo paese, Racale, della provincia di Lecce, decide di buttare alle ortiche la sua vita perché in 6 mesi riesce a macchiarsi di traffico di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, sequestro di persona, associazione mafiosa e infine, dulcis in fundo ci fa per dire, partecipa ad un agguato di mafia, chiudono le strade di un paesino della provincia di Lecce per riuscire a uccidere il capo clan di un clan avverso e lo fanno fuori a colpi di Kalashnikov nonostante avesse una macchina blindata. Quindi omicidio di mafia, Marco Rizzo era formalmente incensurato e Marco Rizzo viene condannato all'ergastolo come primo titolo di reato, mentre i suoi coimputati, che era gente con alle spalle già gravi reati, fra cui anche omicidio, per delle tecniche processuali, per un principio che si chiama principio di bilanciamento delle circostanze, non ne possiamo parlare in questa sede, hanno avuto una pena inferiore che gli ha consentito, dopo 20 anni, di uscire di prigione. Quindi Marco Rizzo entra in carcere a 19 anni e 6 mesi circa e davanti a sé ha il fine pena mai. Adesso condivido lo schermo e cerco di farvi direttamente sentire dalla parola di Marco Rizzo quella che è la sua storia. Vediamo se riesco. Dovrebbe essere adesso, dovrebbe essere. Prego Marco. Sì, effettivamente io quando nel 95 sono entrato in istituto, ero un ragazzino, insomma, ero un ragazzo. E niente, da incensurato, perché non è che avevo mai frequentato istituti di pena, cose, mi sono trovato privo dalla libertà e niente, poi ho cominciato già quasi da subito, quindi ho cominciato il mio percorso all'interno dell'istituto. C'è da premettere che nel frattempo poi tutti gli affetti familiari, oltre mia madre e mia sorella, che mi hanno seguito fino all'ultimo, la mia moglie si è allontanata, i miei figli si sono allontanati e ho perso l'attività artigianale che avevo un panificio, ho perso tutto praticamente. Io mi sono rovinato la vita in termini di, come diceva l'avvocato, in termini di 6 mesi. E niente, sono entrato in prigione nello sconforto totale, insomma, e mi sono detto dentro di me che dobbiamo fare, dobbiamo andare avanti, vediamo, ma non per un fine a se stesso, ma per un fine pena, ma insomma per riuscire a gestire la mia vita internamente, insomma, sennò poi alla fine o fai così o ti devi ammazzare all'interno dell'istituto. E niente, ho cominciato il mio percorso inizialmente con gli studi, perché io sono entrato in prigione che ero analfabeta, ho cominciato, mi sono preso la licenza elementare, poi la licenza media e poi ho continuato con le scuole superiori
sono diplomato in ispetto industriale e poi enogastronomia. Dall'altro ho cercato anche di frequentare l'università a Larino di Campobasso. Ho frequentato quasi 2 anni, ho fatto 28 esami quasi di giurisprudenza, però poi alla fine per questioni economiche ho dovuto la mollare, insomma, perché dopo le spese inizialmente, le spese processuali inizialmente hanno consumato tutti i risparmi dei miei genitori e quindi ho lasciato e ho deciso di fare un'altra richiesta per spostarmi in un altro istituto che sarebbe quello di San Gimignano. Però nel frattempo non è stato tutto facile, insomma, la sofferenza è stata tanta. Poi è naturale, poi quando stai rinchiuso in 4 mura e la sofferenza viene amplificata ancora di più, insomma. A San Gimignano, nel frattempo io, non è che poi tutti gli istituti sono uguali, dipende dagli istituti dove ti trovi. Ci sono quegli istituti che noi chiamiamo circuito morto, che tu entri dentro e tu sai che non esci più da quell'istituto, come per esempio Carinola. L'avvocato Matteo è venuto a trovarmi a Carinola pure qualche volta e sa bene come funzionano quegli istituti. Quindi abbiamo fatto di tutto per essere trasferiti da quell'istituto, perché là non c'era niente, non funzionava niente, né l'educazione, né niente. Stavi buttato lì dentro e via. Ho avuto la fortuna di essere trasferito a San Gimignano. San Gimignano, onestamente, io devo dire che mi sono trovato abbastanza, anzi molto bene, sia a livello detentivo, ma sia anche a livello umano con le persone che vengono dall'esterno, perché poi dall'esterno entrano persone, entrano professori, entrano tutti. Quindi noi ci relazioniamo sempre con persone dall'esterno. E sono stato seguito, ma veramente seguito bene, ma forse perché mi hanno preso a cuore, ma non so per quale motivo, però ma funzionava con tutti gli altri detenuti così a San Gimignano. Quindi c'è educatori, psicologi, assistenti sociali, quindi mi chiamavano periodicamente e niente, insomma, alla fine, sempre grazie poi al sostegno della mia famiglia, ce l'ho fatta, insomma, dopo 26 anni di prigione, sono, devo dire grazie che sono riuscito ad uscire, sono uscito poi finalmente. E adesso qual è la situazione, perché sennò abbiamo soltanto l'immagine negativa, com'è finita, cioè com'è cominciata? Io avevo detto per buttare la vita 26 anni per rinascere, cosa è successo adesso? Vediamo. Sono uscito e ho trovato una compagna che mi vuole bene, poi nel frattempo è nato anche un figlio, si chiama Giovanni, ho messo il nome di mio padre, che è morto, che non sono riuscito nemmeno a vederlo, perché a quell'epoca stavo a Carino, e come dicevo prima, Carino era troppo stringente e non mi mandò nemmeno a casa, quindi in memoria di mio padre ho messo il nome di mio figlio. E mio figlio si chiama Giovanni. E hai anche un lavoro adesso, naturalmente, no? Il lavoro era una prerogativa già per ottenere la semi libertà e la condizionale, insomma. Sì, faccio il cuoco grazie anche agli studi che ho fatto a San Gimignano, perché ho studiato in enogastronomia, mi sono diplomato a San Gimignano e attraverso questi studi poi ho cominciato un percorso lavorativo fuori che mi permette di stare bene, insomma, di non aver bisogno di nessuno. Ecco, noi stiamo parlando, abbiamo parlato del gastrostativo, nell'ansia della prestazione ho dimenticato di dire che naturalmente purtroppo sei stato condannato all'ergastolo da incensurato, e mentre tu hai avuto l'ergastolo, i tuoi coimputati, alcuni dei quali avevano avuto già omicidi alle spalle, hanno avuto pene più blande, addirittura 30 anni, con la conseguenza che tutti quanti sono usciti prima di te praticamente, quindi tu eri quello più giovane con uno stato di incensuratezza formale almeno, e sei uscito per ultimo, o meglio, hai rischiato di non uscire più, hai rischiato di morire in carcere, perché se non fosse stato per l'ufficio di sorveglianza dove eri appunto assegnato, che era Siena, vediamo un po' se ti ricordi, cosa ti è stato dichiarato, insomma, in quella famosa udienza 3-4 anni fa, che tu, nonostante avessi del gastro stativo, non potevi più Non potevo beneficiare
deve essere premio in quanto non collaboravo con la giustizia, ma purtroppo i reati che io ho pagato o sto pagando ancora oggi sono stati tutti chiariti. Quindi poi è stata la bravura dell'avvocato a dimostrare tutta questa cosa, insomma. Alla fine ci hanno accettato l'impossibilità della collaborazione. E questo è stato il punto fondamentale per la mia vita futura, insomma. Non so se ricordi che in realtà tu non avevi mai avuto problemi di natura comportamentale né di natura penale dal primo giorno in cui sei stato arrestato, ma le informative della DDA, in questo caso delle forze di polizia, erano sempre negative, perché dicevano: non è escluso che, qualora dovesse essere messo in libertà, possa riprendere contatti con la criminalità organizzata. A distanza di 25 anni, quando il clan era stato sgominato, tutti quanti morti ammazzati o all'ergastolo, nonostante questo avevamo un muro, no? Lei aveva un muro da scavalcare a mani nude, quasi, perché era proprio una clava quella che davano le forze di polizia. Invece, per fortuna, il tuo percorso di rieducazione, la serietà e lo scrupolo anche della magistratura di sorveglianza cui eri affidato, per fortuna, ha permesso di dire: Marco Rizzo ha pagato la sua pena con lo Stato, è cambiato, si è redento in qualche modo, ha sposato i valori della convivenza civile, perciò merita la seconda chance. Seconda chance che tu hai ricevuto a 47 anni, quindi non fosse stato per quella famosa ordinanza, al netto poi di quello che è successo dopo, Corte Europea, la sentenza Viola, la Cassazione, la Corte Costituzionale, che adesso stanno cercando di mettere mano a questa norma, non fosse stato per quello, tu avresti avuto, diciamo, fine pena mai, il vero fine pena mai, insomma, no? Sì, effettivamente è quello, il vero fine pena mai, sì. Però c'è stata questa possibilità, non dico fortuna, perché fortuna non è, perché ormai... Sei stato bravo. Non mi posso considerare una persona fortunata, in 6 mesi mi sono rovinato la vita, sono stato una persona sfortunata, però l'ho voluto da solo, quindi non c'è da dire niente. Insomma. Il messaggio che possiamo lanciare è che anche se ci sono... moltissimi problemi nel nostro sistema carcerario, non ne possiamo parlare perché ci vorrebbero 15 lezioni, però c'è anche chi riesce a farcela, chi può farcela, insomma, no? Questo è il messaggio che dobbiamo mandare, no? Eh sì, che è un messaggio importantissimo, come ce la possono fare, sì, e ci mancherebbe. Certo. Completando un percorso all'interno dell'istituto, sì che si può fare. Ecco, una domanda che poi decidiamo, tanto poi questa è la registrazione. Ma che cosa si prova? Cioè, ti sei mai chiesto la liberazione anticipata, a che serve se io poi non posso comunque mai uscire, no? Perché la liberazione anticipata era la liberazione di 45 giorni. All'interno dell'istituto non pensavo a questa cosa, per esempio, la liberazione anticipata. Io avevo sempre la mia speranza che un domani potrei uscire, insomma. Non pensavo a che cosa mi serve. Non sono entrato in galera, diciamo, muoio in galera. No, non funziona così per una persona, oppure per un ergastolano. C'è sempre quella speranza, almeno per quanto mi riguarda. Non so gli altri come la penso, però per quanto mi riguarda, io sono entrato in galera, ho cercato di fare il mio percorso, percorso di cambiamento interno proprio. E quindi ci sono riuscito, però essere onesto, quello che dici tu è giusto. Un ergastolano ostativo che prende la liberazione anticipata non gli serve niente. La posso contare nell'aldilà, perché non c'è possibilità. È uno che non può collaborare con la giustizia, no? Lascia stare il mio caso, perché era stato tutto chiarito. Però ci sono altre persone che hanno paura, per esempio, di fare certi determinati passi avanti. E non lo faranno mai, poi mai, questa impossibilità o l'esigibilità, o mai concesso una cosa del genere. Esatto, perché si dice sempre che qualcosa, il sacco in qualche modo puoi sempre votarlo, no? Quindi c'è la speranza da parte della procura, della DDA, della magistratura, di dire: sai qualcosa che ancora non hai detto, devi dirla. Però il problema che si pone è: se io non so niente,
Che faccio? Va bene, va bene. Non so, alla fine ti voglio presentare... Chiudiamo un po' la parte più bella, la parte più bella dell'intervista. Vediamo un po'. Eccolo qui. Eccolo qui, Giovannino. Giovanni. Eccolo qui. Vedi? Questa è veramente un'immagine di speranza per tutti quelli che purtroppo non possono vederlo perché i detenuti non avranno accesso a questa lezione, anche se credo sarà caricata su YouTube, se non ricordo male, quindi chissà, un domani anche qualche tuo ex collega, se possiamo chiamarlo così, potrà vedere quello che succede, no? Che miracoli a volte accadono, comunque i sistemi normativi funzionano. Va bene, allora io interrompo la registrazione adesso, un attimo che la interrompo. Benissimo, allora riprendo la parola per qualche minuto, semplicemente per dire che nel dibattito, data la molteplice quantità di questioni che richiama questa vicenda particolare, la vicenda generale, potremo approfondirlo. Solo per darvi un dato di sistema, Marco Rizzo è uscito dal carcere dopo 31 anni, 25 di galera e 6 di benefici, quindi sono 1800 giorni di liberazione anticipata, 31 anni. Marco Uscito è uscito dal carcere solo perché è riuscito a dimostrare, ed è un caso molto raro, che la sua collaborazione con la giustizia era impossibile. È molto difficile che vengano accolte queste richieste perché appunto, come avete sentito, in realtà lo Stato cerca sempre di avere il massimo, giustamente, da questi tipi di condannati. Vi do soltanto l'ultima nota di servizio, esattamente il 15 di aprile 2021 la Corte Costituzionale, con una pronuncia senza precedenti, ha ribadito la contrarietà a Costituzione del divieto della presunzione assoluta di mancata rieducazione nei confronti degli ergastolani ostativi, dopo che già nel 2019 e nell'ottobre 2019 c'era stata una pronuncia analoga e dopo che la Corte Europea dei Diritti Umani con la sentenza Viola nel giugno 2019 aveva bacchettato l'Italia dicendo guarda, l'ergastolo va bene, è compatibile, anche l'ergastolo ostativo è compatibile, ma guai a rendere automatica l'impossibilità di riduzione della pena, perché se un soggetto prova a risocializzarsi, a rieducarsi, tuo ordinamento devi consentirgli di poter uscire, di poter cambiare vita. E Marco Rizzo è riuscito a cambiare vita. Chiedo scusa se mi sono dilungato, lancio subito Federica per le sue conclusioni. Grazie Antonello. Come avete visto, quella che ci ha raccontato Marco Rizzo è una storia di sofferenza, ma anche di grande speranza. E a proposito di storie, mi piacerebbe qui ricordare anche quella di Salvatore, il protagonista del libro di Elvio Fassone, Fine Pena Ora. Una storia quasi inverosimile, quella di un rapporto epistolare durato per più di 30 anni tra un ergastolano e un giudice, ed in particolare proprio quel giudice che gli aveva inflitto la pena perpetua. E tra i tanti punti di riflessione che quel libro offre, richiamo qui una conversazione avvenuta prima ancora della condanna tra Salvatore ed il giudice. Conversazione che turbò profondamente Elvio Fassone al punto da indurlo poi a iniziare quella corrispondenza. E in realtà non, mi dice che non posso condividere lo schermo, quindi mi limito a leggere. Avevo delle slide, magari le... Ok, no, riesco adesso forse, sì. Bene, vedete Antonello, si vede, no? Presidente, lei ce l'ha un figlio? Ne ho tre, e il maggiore ha solo qualche anno in meno di Salvatore. Lo so, ci risiamo, e allora perché me lo chiede? Glielo chiedo perché le volevo dire che se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia. E se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora facevo l'avvocato ed ero pure bravo. Lo penso anch'io che se lei faceva l'avvocato era molto bravo, dico, e balbetto qualche cosa di saggio del genere, non tutti quelli che nascono a Catania, fosse pure nel suo Bronx, finiscono in prigione. Il colloquio offre ancora qualche battuta, ma sentiamo entrambi che è una sorta di addio spirituale. Io penso alla famosa lotteria della vita. Se fossi nato nel Mali, sarei stato uno dei bambini con il pancione da denutrizione, con poco futuro. Se fossi nato a Catania, non lo so. Salvatore, con il fatalismo che soccorre la disperazione,
pensa alla sua maledizione atavica che in qualche modo lo giustifica ai propri occhi. Pensa alla nuvola nera che avvolse la sua culla quando entrò nel mondo e mi dedica la strada alternativa che avrebbe potuto, forse voluto, percorrere. Quella di essermi figlio, un figlio fortunato, avvocato e galantuomo. Ecco, Salvatore presenta al giudice la lotteria della vita, ognuno estrae un biglietto, chi ha fortuna nasce da queste parti, anche se poi avrà una vita dura, ma comunque non nasce dove ci sono i bambini con il pancione da denutrizione e non nasce nemmeno nel Bronx di Catania, dove Salvatore vive la sua giovinezza. E nell'aprire il dibattito, a conclusione di questa lezione, mi piace ricordare le parole della prima lettera del giudice a Salvatore, ormai recluso in carcere. Quelle parole che hanno segnato l'inizio di quel cammino durato per decenni. Scrive il giudice, lei ha davanti un cammino lunghissimo e pesantissimo. Le dico soltanto che potranno togliergli la libertà per un tempo anche molto lungo, ma ci sono due cose che non gli potranno togliere mai, e precisamente la speranza e la dignità. Ecco, e con la semplicità illuminante delle parole del giudice Fassone concludo la lezione, quindi possiamo anche interrompere la registrazione e diamo adattito.